Teatro Flavio sino al 7 febbraio, siamo ritornati a Roma, i protagonisti, il pubblico, vediamo. Non so se si è fumato qualche flussione di occhi. Non vorrei che aveste patito cucinando per me quelle due preziose vivande. Se fosse per questo, lo soffrirei volentieri. È un esercizio che io ho voluto fare per poter dimostrare sia a me stesso sia agli altri che la locandiera può essere molto divertente, può far ridere. E quindi praticamente ho fatto ricorso a tutto ciò che potevo immaginare della commedia dell'arte. Quindi noi abbiamo dei personaggi che sono molto ben caratterizzati. Uno quando va a vedere la locandiera o uno spettacolo di Goldoni pensa che siano tutti con la parrucca, incipriati, damerini, tutti leccati. Invece non è così, perché l'uomo è lo era all'epoca così come noi siamo oggi, solamente sono cambiati i costumi esterni. Volte sono le nostre armi con le quali si vincono gli uomini, ma quanto sono ostinati, il colpo di riserva sicurissimo è uno svenimento! Gandolina è la locandiera e lei fa impazzare gli uomini, come appunto dice, ma non perché è bella, perché sarebbe riduttivo. Principalmente è varia e si comporta in maniera diversa con ogni persona che incontra. La cosa importante è che a lei comunque non importa di nessuno. Lei non è un gioco per lei questo. Il personaggio del marchese, il marchese di Forlimpopoli, è un nobile a cui è rimasta soltanto la nobiltà, ma pochi sghei. E quindi lui, che secondo me è cosciente dei limiti che gli derivano da questa sua povertà, incapienza, però cerca di evidenziare quello che è la sua, l'unico atu che ha, che è quello della nobiltà. Io non sono dama. No. Io interpreto la parte di Ortensia, una delle due comiche, e insomma è la finzione della finzione proprio il mio personaggio, perché faccio finta di essere una baronessa anche se non lo sono, quindi doppiamente insomma teatro, se vogliamo. Fabrizio è il cameriere della locanda di Mirandolina, è colui che poi alla fine sposerà Mirandolina. È un personaggio che è molto attento ai suoi interessi, è un personaggio un po' iroso, pauroso, ma principalmente attento ai suoi interessi, e sposare Mirandolina, che è una abile donna d'affari, comporterà il fatto di diventare padrone della locanda. Credo recitata un po' come si recitava forse nel Settecento, cioè un po' tipo commedia dell'arte, un po'. Piacevole, gradevole. Bravissimi tutti gli artisti, sono stati molto bravi. Bravi, la buona volontà di queste persone, tutto a posto. Sì, è uno spettacolo spiritoso, molto simpatico. A me è piaciuto moltissimo, sono molto bravi. Mi sono divertita molto, proprio perché si vedeva che recitavano con molta passione. Ho paura che questa macchia non voglia andare via, questo è quello che mi fa andare in collera. Ritorniamo per